Libro di Matteo, capitolo 17. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato alla loro presenza, la sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi, faremo qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli ancora parlava, ecco una nuvola luminosa li adombrò, ed ecco si udì una voce dalla nuvola che diceva: Questi è il mio amato figlio, in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran spavento. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e gli disse: Alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine, dicendo: Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Allora i suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: Come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. E quando furono giunti presso la folla, un uomo gli si accostò e, inginocchiandosi davanti a lui, disse: Signore, abbi pietà per mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente. Egli cade spesso nel fuoco e spesso nell'acqua. Ora io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Allora Gesù sgridò il demone, che uscì da lui, e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in pa parte, dissero: Perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: Per la vostra incredulità, perché in verità vi dico, se avete fede, quando un granel di senape direte a questo monte: Spostati da qua a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Ma questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Ora, mentre essi si intrattenevano nella Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Quando giunsero a Capernaum, gli esattori di didramme si accostarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le didramme? Egli disse: Sì. E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne dicendo: Che ti pare, Simone? Da chi prendono i re della terra i tributi o le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Pietro gli disse: Dagli estranei. Gesù disse: I figli dunque sono esenti. Tuttavia, per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per te e per me. Libro di Matteo, capitolo 17.